Salve a tutti quanti, benvenuti in questo video. Io mi chiamo Martina e oggi parlerò di una tematica sentita e risentita, ovvero l'emergenza coronavirus. Tutti noi sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare per andare contro a questo virus, ovvero starcene a casa, stare a distanza di sicurezza quando siamo all'esterno, uscire solamente per cose primarie, ad esempio prendere il cibo, oppure dei farmaci che senza di quelli non possiamo stare. O esigenze fisiologiche per i nostri cari amici a quattro zampe. Solo per questo possiamo uscire. Ebbene sì, io ero una di quelle persone che non pensava fosse reale. Pensavo, mi ero messa prosciutti negli occhi, ho detto, ma strano, influenza, semplice, forse leggermente più forte, che vuoi che sia, no? Forse mi ero illusa, non volevo credere a tutto ciò. Volevo ringraziare tutte quelle persone che lavorano in questo periodo, che rischiano. Non dico solo i medici e gli infermieri che combattono in prima linea, ma tutti quanti combattono in prima linea se ci pensiamo bene. Anche la cassiera del supermercato, anche il magazziniere dentro l'ospedale, anche il poliziotto. Penso che la gente abbia capito che non deve uscire, e invece no. Non tutti. Non tutti. Dobbiamo mettercela in testa, ragazzi. Io sono veneta. Mi manca il mio sprizzetto. Me lo farò in webcam. Sarò con la webcam, farò una videochiamata con la mia migliore amica, col mio ragazzo. E mi farò lo spritz a casa. Yuhu, festo. Voglio ringraziare tutte quelle persone che stanno tuttora lavorando, che rischiano di contagiarsi, di contagiare i loro familiari. Un grazie speciale. Un grazie anche ai negozi che hanno dovuto chiudere. Mi dispiace. E io spero. Vi giuro, solennemente, verrò a comprare da voi. La cosa per prevenire il disastro è che oggi, stando a casa, dobbiamo informarci su ciò che accade. Sebbene siamo chiusi in casa, possiamo fare il nostro. Possiamo farci sentire. E dobbiamo farci sentire. La cosa bella è che, ad esempio, in questi social che abbiamo, che possiamo mostrare i nostri pensieri. E tantissimi influencer hanno aperto campagne per aiutare gli ospedali e noi cittadini abbiamo aiutato queste campagne. Noi possiamo fare la differenza e oggi la facciamo stando in casa. Stando in casa, sì, mi annoio, bene, mi informo, mi alleno in casa, mi informo, lo ripeterò sempre, mi informo su ciò che accade perché dobbiamo farci sentire. Si combatte il coronavirus. Se siamo tutti uniti da distanti, si combatte perché insieme ce la possiamo fare. Forza Italia. Un bacio e un grazie a GD Fellow Blog per avermi permesso di dire la mia. Ciao.